Ragazze, allora oggi video recensione della Sugar Box di maggio. Per chi mi segue su Facebook già ha visto le foto e letto i vari post dedicati a questa iniziativa. Questo mese la Sugar Box è in edizione limitata proprio per la festa della mamma ed è in collaborazione con l'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Per tutte le box vendute, la Sugar Box ha donato in beneficenza 3 euro e se siete insomma interessate all'acquisto della box di maggio, potete andare sul sito della Sugar Box che vi lascio giù nell'info box e acquistare la box e contribuire e contribuire insomma alla ricerca sul cancro, perché per ogni box venduta donano in beneficenza 2 euro. Quindi anche dopo il periodo dell'abbonamento, o se non erro, voi potete andare sul sito e acquistare la box di maggio. Mi è piaciuta molto come iniziativa anche per chi, cioè, mi è piaciuta molto come iniziativa per chi mi segue su Facebook. Ho già letto insomma i miei post. Io comunque ho perso i miei nonni per questa malattia e spero che insomma ma un giorno si riesce a trovare una soluzione alle sofferenze, insomma, che devono patire queste persone malate malate di cancro, una malattia insomma adesso incurabile. Insomma, spero che in futuro si trovi insomma una soluzione a questa malattia. La sofferenza che vedi insomma negli occhi delle persone che ami non te la dimentichi. Quindi ci tengo, cioè, mi ha fatto piacere collaborare per questo progetto perché ci tengo particolarmente, la trovo una cosa molto molto buona, sinceramente. Adesso passiamo alle futilità, alle frivolezze, chiamatele come volete, e vi faccio vedere cosa trovate all'interno della box. Allora, per prima cosa trovate, vabbè, il dépliant, dove vi spiega quello che vi ho detto io prima, ovvero la loro collaborazione che hanno con l'AIRC, e vi spiega anche cos'è questa associazione per chi insomma non l'ha mai sentita, ma è impossibile. E poi vabbè, vi elenca tutti i prodotti che andate a trovare all'interno della box. E vi dico che la box vi arriva nel solito scatolino. Questo qui, a chi interessa, vi posso dire anche che hanno cambiato corriere, mi è arrivato tramite GLS, non più con Bartolini, e funziona sempre con il solito sistema che bisogna attirare la linguetta e si apre, insomma, vi prendete la box. La box è in questione, un attimo che tolgo via tutti i prodotti. La box in questione è questa qui di cartone, dove sopra c'era insomma questo tipo segnalibro in cartone, dove insomma fa vedere insomma la festa della mamma, la box in edizione limitata per la festa della mamma, al solito, insomma, ben curato sempre per quanto riguarda le confezioni. All'interno trovate anche il fogliettino con gli inci dei vari prodotti per chi è interessata. Questi, insomma, fa vedere tutti i vari ingredienti dei vari prodotti che trovate all'interno. E poi, vabbè, vi spiega, c'è il dépliant dedicato all'AIRC, ovvero vi spiega l'associazione di cosa si occupa, le varie ricerche che sono state fatte fino ad oggi, cosa sperano di fare insomma, nel corso degli anni. Insomma, leggetelo, io me lo sono letto è insomma importante, e vi va a fare anche gli elenchi dei comitati regionali. Poi vi faccio vedere insomma cosa andate a trovare nella box. Prendo il dépliant, così vi spiego anche, insomma, vi dico anche la dicitura qui che dice, la dicitura qua che dice, non ci fate caso.
Allora, inizio con questo oletto che ho già provato ed ha un odore favoloso ed è l'oletto della Nuxe che è stato creato proprio da una donna per accontentare le esigenze di noi donne. Infatti, questo qui è un prodotto con più funzioni. È un olio che va bene sia per il corpo che per il viso che per i capelli. Io l'ho provato sui capelli ed è davvero fantastico, ha un odore afrodisiaco. Tipo Monoi, non so se avete presente quel fiore tropicale, mi sembra. Comunque ha un odore stupendo, come potete vedere dalla confezione, dal packaging, è un campioncino. Questo qui è 10 ml di prodotto e ha una scadenza di 12 mesi. È un prodotto made in France e va bene per queste sia sul corpo che sul viso, per chi soffre di pelle secca e sui capelli. Poi c'è un campioncino di questa maschera della Green Energy Organics. È un prodotto made in Italy. Questa maschera qui, che vi leggo, insomma, questo è il campioncino. Questo qui, vi leggo insomma cosa dice il dépliant al riguardo di questa maschera. Allora, preziosa maschera infusione preformata, facilmente utilizzabile a casa, imbevuta di preziosi fitoestratti vegetali, attenua gli arrossamenti, idratando e nutrendo intensamente la pelle, ottima anche come doposole. In soli 15 minuti vedrete già risultati eccellenti. Quindi è una maschera a viso. La conservo insomma per quando andrò al mare, se mi scotto la utilizzerò insomma come doposole, come qui dice. E poi allora abbiamo Sanoflor, che è un bagno doccia, anche questo è un prodotto francese. Anche questi, come potete vedere, sono dei campioncini da, vi dico subito. Non saprei. 6 mesi di scadenza, non indica insomma quanto ce n'è all'interno, gli ml, non indica, 15 ml di prodotto, stava davanti, oddio santo, 15 ml di prodotto ed è un bagno, è un prodotto biologico, infatti non ha profumazioni ma soltanto essenze vegetali di profumo e è ottima per anche, sono ottimi anche per pelli, questo bagno schiuma è ottimo anche per pelli sensibili. Ora vi leggo cosa dice: il gel bagno di bolle Sanoflor è pensato per le esigenze di tutte le pelli, persino per quelle più sensibili. La sua formula estremamente delicata è stata sviluppata a partire dal saccaroseo bio, un'emulsione molto morbida, e dal germoglio di ribes nero bio lenitivo e fortificante. La sua texture leggera, senza sapone, e il suo profumo rilassante 100% di origine naturale e ipoallergenico lasciano la pelle estremamente morbida ed idratata. E di questo prodotto ce ne sono due, quindi 30 ml di questo bagno doccia della Sanoflor, laboratorio biologico, anche questo prodottino francese. Poi della Revlon vi faccio vedere cosa hanno mandato e devo dire sono i prodotti che mi hanno entusiasmato di più. Oltre all'olio, che l'olio, guarda, guardate, sono rimasta esterrefatta proprio, è fantastico. Hanno mandato questo lip gloss. È questo qui che ho sulle labbra. Ho utilizzato sia il rossetto che il lip gloss perché si abbinano perfettamente. Allora, questo qui è un gloss della Revlon, è 3,8 ml di prodotto e il colore è il 240. Non si legge nemmeno come si chiama. Fatal Apple.
Mela fatale. Non si leggerà mai, inutile che mi ammazzo. Comunque è un bellissimo colore e all'interno c'è anche l'aloe vera, quindi è molto molto delicato come gloss, non appiccica. Ha una bellissima texture, secondo me, bella, lascia le labbra belle morbide e setose, non si secca, non va a finire ai... Non fa quella cosa, la riga, insomma, nei bordi, mi piace particolarmente, ma la cosa che mi è piaciuta di più è che non, vedete, non si appiccicano i capelli sopra, non è appiccicoso. E anche il rossetto è molto bello. Questo qui è l'810 Pink Sizzle ed è questo colore qui, ha un finish glossy. Come potete vedere è lo stesso colore del gloss. Mi è piaciuta molto questo accoppiamento, questa combo. Ed è un rossetto molto molto cremoso, molto nutriente per le labbra, un finish glossy, una buona coprenza, è un bellissimo colore, molto delicato. E come potete vedere dal viso comunque un look fresco, molto adatto secondo me per l'estate. E questo qui... è 3,7 grammi di prodotto. Vabbè, l'inci, se vi interessa, me lo scrivete nell'info box e ve lo dico perché è coperto come sempre da, vedete, dall'adesivino. E insomma, all'interno trovate anche due prodotti Revlon che, come sapete tutte, sono di ottima qualità. Non sto qui, insomma, a dirvi dei prodotti Revlon. Poi all'interno trovate un gel doccia della Delarom. Questo qui ha un odore estasiante, davvero, perché è all'arancia, tipo, se non sbaglio. All'arancio dolce bio. Anche sotto la doccia la pelle necessita di idratazione e morbidezza. L'ideale è utilizzare un prodotto che rinfreschi e lasci la pelle morbida e profumata. Il gel doccia Delarom a base di acqua di fiori d'arancio bio, olio essenziale d'arancio bio e glicerina vegetale deterge con dolcezza e aiuta a ricostruire il film idrolipidico, lasciando la pelle più liscia e satinata, cioè questo è il bagnoschiuma adatto alla mia pelle che è secca da fare schifo. E un attimo me lo devo sniffare, non ho provato nessun prodotto a parte i prodotti questi qui Revlon e l'olio per i capelli, ma un odore, ragazze, bellissimo, davvero molto molto delicato, molto fresco, mi piace particolarmente. Questo qui è una confezione da 30 ml di prodotto e anche questo è un prodotto made in France. E sempre della stessa marca, ovvero della Delarom, c'è una crema viso adatta per pelli mature. Infatti, questa qui la regalo alla mia mamma. È 15 ml di prodotto ed ha una scadenza di 6 mesi. Come potete vedere, anche questa qui è un campioncino. Anche se qui dice una crema indicata per tutte le pelli, ma in particolar modo indicata per le pelli con qualche rughetta, qualcosa. Quindi, comunque, ho deciso di regalarla alla mia mamma e non l'ho ancora odorata. Ha un odore molto naturale e niente, questo prodottino qui. Poi ci stanno i fanghi d'alga guammo all'interno, una confezione da 75 ml e insomma, questi qui secondo me sono quelli che fanno vedere anche in TV che bisogna, insomma, utilizzare spalmarli per addosso, cioè io praticamente dovrei ricoprirmi tutta di fanghi e insomma, avvolgere la pellicola per far aderire bene il prodotto. Li proveremo anche perché ne ho bisogno e vi farò sapere com'è. Non l'ho mai provato, qui ci sta anche il modo, insomma, com'è, il modo di come si utilizzano. Sì, sono quelli con la pellicola trasparente, come vi ho detto io, ed attendere 45 minuti, dopo insomma vi dovete lavare il fango. E niente, c'è anche questa bustina qui. Poi ci sono due prodottini, sono due accessori della Legami.
sono carinissimi. Allora, il primo vi devo far vedere la confezione perché è stupenda, mi dispiace buttarla. È uno specchietto della Legami. La confezione è tutta di cartone, è molto molto carina. È fatta insomma in questo modo, è stupenda. Cioè, io guardo molto le confezioni, mi piacciono. E lo specchietto è questo qui con insomma la trama che ricorda le mucche. Molto molto carino. Vabbè, poi questo insomma è lo specchietto, molto molto funzionale, molto pratico. Già insomma ho messo in pratica questi due accessori qui perché sono davvero carini. Anche la pochette è stupenda, è in cotone e ci sono disegnati tutti i pasticcini, ciambelline, cupcake, frullati, è davvero molto molto carina, è rossa, non è grandissima come potete vedere, quindi non potete portarvi tante tante cose dietro, però è capiente, devo dire la verità. Insomma, sulla cernerina c'è il cosettino della Legami, molto molto carino. E niente ragazze, questo è quanto. Devo dire che cioè, parlando insomma, per quanto riguarda i prodotti, ho trovato comunque prodotti di ottima qualità, prodotti francesi, che sappiamo tutti, insomma, il prestigio dei prodotti francesi. Per quanto riguarda prodotti di make-up, troviamo anche i prodotti della Revlon che sono buoni. Sinceramente, mi è piaciuta molto come box, ma in particolare mi è piaciuta l'iniziativa legata a questa box. Quindi, se siete interessate, vi lascio giù nell'info box il sito e dove insomma potete ordinare questa box e contribuire così alla ricerca sul cancro. Vi lascio sempre giù nell'info box il mio contatto Facebook, ho visto che tante di voi mi hanno aggiunto, mi fa davvero tanto piacere. Io mi mando un bacio, scusate per qualche strafazzone che mi è uscito prima, però sto davvero schiattando di caldo e non so perché, infatti vado ad aprire la finestra perché davvero si muore. Niente ragazze, un bacio al prossimo video, ciao!